La cosa importante è la felicità della moglie. Anche e soprattutto. Che quella, quando la moglie è d'accordo, che dice sì, mi va bene così, me lo sto godendo di più, quello è quello che ripaga di più. Ciao ragazzi, sono Emiliano, mi trovo qui presso la mia officina con sede in Varese e oggi vi faccio vedere il camper di un mio carissimo cliente, dove gli ho apportato parecchie modifiche e quindi vi faccio fare un tour per vedere esattamente tutto quello che è stato fatto al suo interno e quello che si può andare a realizzare. Come vedete ho già qui anche lui, si chiama Luca. Ciao a tutti. Adesso vedremo assieme come è stato modificato tutto il suo camper. Lui aveva delle esigenze particolari perché lo voleva allestito in un certo modo perché ha in mente dei suoi progetti da fare e di conseguenza, piano piano, nell'arco di un annetto, abbiamo iniziato ad apportare tutta questa serie di modifiche per poter arrivare ad avere il camper come serve a lui per il suo modo che ha di utilizzarlo. Vediamo subito assieme come è stato fatto. Il veicolo in questione è un Carrado della serie T339 ed è un profilato, come si può vedere. È un 7 metri. È un 6,99 Sì. con il nautico posteriore e il basculante sopra la vignetta. Quindi esteticamente, vabbè, la parte esterna è rimasta assolutamente invariata. L'unica cosa che ovviamente si vede un po' sono state aggiunte delle sospensioni all'aria, quindi abbiamo riportato il veicolo all'altezza, diciamo, originale di come dovrebbe essere, ma tutta la parte interna è quella che ha subito il lavoro maggiore di modifica. Partiamo con la prima parte, che è una parte di mobilio, in quanto questa versione di camper non esce con la seduta fatta L, ma nasce con il tavolo attaccato, diciamo, alla parete e che può traslare Si leggermente può aggiungere fuori. una piccola prolunga di circa 15 centimetri per allungare il tavolo, però è veramente poco sfruttabile così come esce di serie la dinette. Quindi la soluzione è stata, che tra altre cose pensata da lui, è stata quella di creare una sorta di divanetto a L, in maniera tale che potesse anche sfruttare la parte lì diciamo, dell'angolo. Loro sono in tre, quindi il tavolo prima risultava abbastanza piccolino e con una modifica di una gamba che si può anche addirittura andare ad abbassare ed è traslabile, abbiamo la possibilità comunque di poter gestire il tavolo più comodo in maniera tale che ci si può sedere qui di testa, si possono usare le due sedute dell'autista e del passeggero, il divanettino qua più piccolino, laterale, e ovviamente la dinette, quella che c'era già standard. Come potete vedere, è stato creato anche questo sistema a ribalta, in maniera tale che una volta che si è in viaggio, il tavolo si può respingere dentro e andare a recuperare praticamente la parte dell'angolino lì. In quel modo, mentre si viaggia, si recupera lo spazio per poter passare con le gambe e invece quando si va a mangiare si ha anche quell'angolo lì a disposizione per poter appoggiarci piatti, bicchieri e quant'altro. Quindi abbiamo recuperato una parte di spazio e ingrandendo leggermente anche il tavolo. Sì, noi così abbiamo provato a mangiare in 6 tranquillamente, perché muovendola in posizione abbiamo i due posti davanti, due posti in faccia, un altro posto qui e aggiungendo una cosa provvisoria si riesce anche a starci in 6. Quindi si è recuperato, diciamo, una grande comodità a livello di spazio e di gestione interno della zona dinette. Altra modifica che è stata fatta sul piano di cottura e sul lavello: in origine c'era un solo lavello, una sola vasca. Il cliente aveva l'esigenza e la necessità di avere la doppia vasca. E poi, come vedete, sul piano di cottura adesso sono presenti solo due fornelli a gas e una piastra a induzione. È stata scelta questa tipologia in maniera tale che, avendo su una grande riserva elettrica, dopo vedremo anche l'impianto, il cliente può utilizzare tranquillamente tutto il piatto a induzione per quando è in giro in libera e, in caso di necessità, però ha ancora la disponibilità della parte a gas. Perché se ha bisogno, per
per qualsiasi motivo di utilizzare anche la parte gas, ha su anche quella lì, in maniera tale che ha una grande flessibilità nell'utilizzo anche del piano cottura. Come vedete, sono stati aggiunti anche i lavelli, sono stati anche fatti ovviamente delle coperture in maniera tale che in questo modo ha anche un piano d'appoggio quando può cucinare, e ovviamente è stato rifatto anche tutto il top in maniera tale da poter modificare il piano che c'era in origine. Logicamente abbiamo utilizzato la stessa finitura che abbiamo preso per il top, è stata la stessa finitura che abbiamo preso per il tavolo della dinette. Altra modifica che è stata fatta su questo armadietto qua. In origine questo armadietto si presentava molto simile, diciamo, a questo, quindi la bombatura era larga in alto e scendeva a chiudere verso il basso con l'antina. L'esigenza era quella di avere su un forno a microonde e purtroppo messo in quel modo lì non si riusciva a poter gestire lo spazio. Quindi è stato preso il mobiletto, è stato rovesciato completamente al contrario, è stato modificato il tutto ed è stato praticamente creato questo mobilettino, diciamo, al contrario, per far sì che ci potesse star dentro il microonde e avere anche comunque la possibilità di mettere sopra altri oggetti, in questo caso bicchieri e tazze. Altra modifica che è stata fatta, praticamente questo armadiettino qua in origine non c'era, recuperando del materiale siamo riusciti praticamente a ricreare anche un mobilettino aggiuntivo. Anche qui è stato messo dentro tutta la parte di illuminazione, quindi la barrettina LED che illumina la parte interna, come in quelli originali. Di conseguenza, quando si va ad accendere le luci, questo sembra un armadietto originale, come se fosse esattamente questo da questa parte qua. In sostanza è stato ricopiato questo armadietto e posizionato nella parte opposta. In questo modo ha recuperato ancora un piccolo vano per poter stivare altre cose. Passando nella parte posteriore dove abbiamo il letto nautico, in origine, come ancora adesso è, nella parte sottostante qui dell'armadietto è posizionata la truma. Questa è una truma combi 6 a gas. Le esigenze del cliente erano quelle di avere la possibilità di utilizzare anche il gasolio. Abbiamo valutato assieme varie alternative, sia sul fatto di cambiare la truma a gas e portarla a diesel, sia sul fatto di avere un doppio riscaldamento, perché ovviamente le esigenze sono, diciamo, abbastanza diverse sull'utilizzo del camper. Quindi abbiamo valutato le varie opzioni e alla fine è stato deciso di mettere un doppio riscaldamento in maniera tale, se dovesse succedere qualche cosa a uno dei due C'è l'altro che riscaldamenti, va. esattamente, c'è l'altro che comunque continua a funzionare. Tutto questo perché l'idea è quello di fare dei viaggi abbastanza lunghi e in posti un pochino Freddini, freddini. si spera. E quindi sono state fatte appunto questa serie di modifiche per poter avere la certezza di non trovarsi magari al freddo in una situazione non proprio piacevole. In questo caso, come si può vedere, la modifica che è stata fatta è praticamente quasi irrisoria, nel senso che quasi non si nota. Sono stati aggiunti questi tubi qua che si possono iniziare a vedere in questo punto qua. Non so se sì, si dovrebbero vedere. In sostanza è stato aggiunto un vebasto ed è stato tutto completamente canalizzato in maniera tale che la canalizzazione andasse completamente a inserirsi all'interno quella della truma per poter dare la certezza che tutto il camper si potesse riscaldare in ogni minima parte. Il riscaldatore è stato posizionato sotto il veicolo, con un'installazione standard, è stato portato dentro al tubo, sono stati divisi in vari tubi e collegati appunto alla canalizzazione della truma. In questo modo riusciamo a distribuire in maniera omogenea dappertutto il calore. Nella parte qua dei comandi abbiamo la centralina della shout, quello che c'era in origine, ovviamente anche quello della truma era quella di origine. Dopodiché qua possiamo notare una serie di pannellini aggiuntivi. Questo è quello del vebasto che vi ho appena descritto. E poi abbiamo questi altri due pannellini che fanno parte di tutto il sistema della parte elettrica che è stata aggiunta e modificata su questo camper qui. È stato creato un impianto completamente Victron, con batteria al litio.
è stato inserito dentro anche un inverter che fa anche da caricabatterie, che è il Multiplus 3000. Quindi dopo ve lo descriverò. Ed è stato anche aggiunto un display ulteriore per poter andare a gestire completamente tutto ciò che riguarda la parte elettrica. Non solo fisicamente dentro all'interno del camper, ma è possibile anche gestirlo totalmente da remoto. Andiamo a vedere tutta la parte interna elettrica che è stata modificata. Una parte dell'impianto è stato fatto dentro all'interno della dinettina, quella singola, e dove siamo andati a mettere gran parte delle cose un pochino incastrate, ma che è venuto tutto bene. Questo è l'inverter, il Multiplus, quello da 3000. È un inverter molto particolare perché fa sia da caricabatterie per il litio che da inverter, appunto, ma ha la possibilità, selezionando tramite un potenziometro sul display, la possibilità di andare a gestire anche la corrente che viene prelevata dalla parte della colonnina, quindi esterna, e quella che viene fornita invece direttamente alla batteria. Piccolo esempio, ho la necessità di consumare 2 kW, la colonnina me ne dà solo uno. Io ho imposto 900 watt prelevati alla colonnina in maniera tale che sono sicuro che non scatti il magnetotermico della colonnina. Gli altri 1100 l'inverter me li preleva dalla batteria al litio. In questo modo io ho un risparmio dato dal fatto che comunque sto utilizzando anche parzialmente la colonnina e non vado a gravare tutto sopra la batteria al litio. Come dicevo, questo è l'inverter, poi abbiamo un battery protector. Qui abbiamo la batteria da 200, la vediamo meglio da questa parte. Qui c'è uno shunt, che è quello che va a controllare tutto ciò che passa, entra e esce dalla batteria e va a dare tutte le informazioni necessarie per capire lo stato in cui si trova la batteria in quel momento. Da questa parte qui c'è il magnetotermico, che era quello già in origine dentro come primo allestimento del camper. Dopodiché abbiamo il cerbo, che è quello che va a gestire tutta la parte, a, diciamo, a raggruppare tutte le informazioni, a trasmetterle, a gestire in sostanza un po' il cuore e il cervello di tutto l'impianto. Poi abbiamo il BMS esterno della batteria e ovviamente tutta la parte di impiantistica per i collegamenti e i cablaggi. Poi ovviamente ci sono dentro anche dei sensori per vedere le temperature di questo ambiente qua, per capire se la temperatura sale troppo, scende, in sostanza per capire quello che succede qui all'interno di questo vano. Come vedete, vano piccolo, ma siamo riusciti a farci star dentro quasi l'impossibile. Non so se si nota, ma col Multiplus siamo proprio a qualche millimetro sotto del filo di appoggio della seduta. Ultima parte di tutto l'impianto che è stato nascosto è praticamente tutto completamente sotto al sedile passeggero. Adesso facciamo una panoramica per farvi vedere che effettivamente non c'è assolutamente niente in vista, quindi è restato tutto esattamente come in origine, ma sotto qui all'interno è stato messo un'altra parte di impossibile ma fattibile di prodotti della Victron. In questo angolino qui vediamo che c'è il solare. Sono stati posizionati due Orion da 30, quindi due DC-DC da 30 A. Poi, come vedete, però la posizione degli Orion è sbagliata. Dovrebbero essere anche loro in verticale come il regolatore solare. Purtroppo gli spazi sono quelli che sono, gli Orion non potevano stare in verticale, quindi si è adottato questo sistema di metterli in orizzontale, ma abbiamo anche inserito questa ventola che, gestita da questo piccolo display che legge la temperatura e da questa sonda che va a leggere la temperatura in cui arrivano gli Orion, praticamente interviene, inizia a buttare dell'aria sopra gli Orion e a farli raffreddare. In questo modo non ha problemi di sovratemperatura, perché come potete notare gli Orion hanno qui delle alettine di ventilazione che servono proprio per far dissipare il calore che generano
mentre stanno funzionando. Mettendoli in questo modo qui orizzontale, rimaneva dentro il calore e andavano a surriscaldarsi, ovviamente poi perdevano efficacia perché loro vanno a abbassare la potenza di ampere quando iniziano a surriscaldare. Nella parte posteriore, non so se si riesce a notare, ci sono delle bus bar e c'è un altro battery protector che serve per andare a proteggere anche la parte dei pannelli solari. Nella parte invece superiore sono stati messi 4 pannelli da 115 watt per un totale di 460. Bravissimo, ha fatto i conti più veloci, che ovviamente vanno a dare corrente, a ricaricare la batteria durante i periodi di fermo del camper, mentre si sta utilizzando il veicolo in sosta. Sì, in realtà io, anche quando il veicolo non è in sosta d'estate, uso soltanto i pannelli solari in quanto spengo gli Orion, perché comunque con la potenza dei pannelli solari riusciamo a ricaricare sempre molto rapidamente. Quindi, mettendo su un buon impianto fotovoltaico, alla fine diciamo che è stato quasi, tra virgolette, inutile anche andare a mettere sugli Orion. Però in questo modo, nelle vacanze, quelle dove c'è parecchio sole, ovviamente si utilizza magari di più il pannello solare. Nelle vacanze dove... L'inverno purtroppo con i pannelli solari si carica pochissimo, quindi l'Orion diventa fondamentale perché ci consente con un'ora di marcia praticamente di ricaricare quello che è il nostro consumo giornaliero. Quindi è stato bilanciato a tutto l'impianto, proprio calcolando il fatto anche estate e inverno e le vacanze che doveva fare lui e tutto quello che ha messo sul suo veicolo. Altra piccola chicca che è stata aggiunta è un ulteriore Orion che è stato messo sotto al sedile di guida con un interruttore. Questo Orion però lavora in maniera un pochino anomala, perché va a prelevare la corrente dalla batteria dei servizi e la va a fornire alla batteria motore, quindi in sostanza non fa altro che andare a ricaricare la batteria motore quando il veicolo è fermo. Sì, è più che altro una soluzione di emergenza per casi in cui dovesse scaricarsi la batteria o comunque vedere che il livello della batteria motore è molto basso, per non dover andare a cercare cavi per far ripartire il motore. In questo modo, con la batteria al litio, riesco a rifar partire il motore in caso di bassa tensione della batteria. Anche perché appunto in caso la batteria dovesse andare a terra, con un Orion da 30 A che nell'arco di veramente breve tempo va a ricaricare la batteria motore, ed eventualmente anche magari nei periodi freddi, se la batteria dovesse scendere un pochino di voltaggio e quindi far fare un po' di fatica al veicolo durante l'accensione, attivando appunto l'Orion, quei 30 A che gli va a buttare dentro gli danno una gran mano alla batteria, e quindi durante la partenza la batteria sicuramente non va a soffrire. Ultima modifica che è stata portata, appunto in previsione di fare viaggi in zone molto fredde, è stato messo su anche un ulteriore vebasto per scaldare tutto ciò che riguarda il motore, perché nelle partenze da freddo ovviamente un motore riscaldato da un vebasto garantisce una partenza più sicura e meno problemi al motore durante l'avviamento. Quindi è stato inserito anche lì un ulteriore vebasto che va a scaldare l'acqua del radiatore. In questo caso il display è stato messo qui all'interno, di fianco alla parte di guida, quindi tra il pomello del cambio e il volante, e in questo modo praticamente riesce a scaldare anche lì il motore senza grossi problemi. Ovviamente tutto l'impianto è stato concepito per il fatto che le esigenze del cliente erano particolari per affrontare diversi tipologie di viaggio, e quindi è stata fatta questa sorta di super impianto in questo camper. Premetto una piccola cosa, che tutto l'impianto che è stato fatto è un impianto altamente tecnologico, quindi il cliente riesce anche a gestire tutto il camper da remoto, perché è presente anche un wifi, quindi da remoto riesce ad attaccarsi, vedere lo stato delle batterie, vedere se stanno erogando i pannelli, se gli Orion sono accesi, sono spenti, riesce a gestire praticamente un po' tutto il camper. La premessa che stavo facendo è che ovviamente questo impianto
io lo consiglio a chi realmente riesce a metterci le mani. Ci vuole anche test di genio un po' particolari, nel senso che se uno lo deve usare per andare in vacanza al mese di agosto, è chiaramente un impianto sovradimensionato che non ha senso. Ha senso appunto se si vuole andare al freddo, se si vuole essere in libera al 100% sempre, allora in quel caso lì può avere senso. E poi comunque sì, è un impianto abbastanza complesso da gestire, quindi bisogna anche sapere un po' quello che si sta facendo, perché un attimo scollegare qualcosa o danneggiare una configurazione, rischiando poi di fare anche dei danni grossi. Sì. Quindi in effetti impianti del genere io li consiglio sempre a chi ha veramente le capacità di poterci mettere le mani e capire realmente cosa sta toccando e dove sta mettendo le mani. Perché appunto, come diceva giustamente Luca, basta una stupidata che si va a cambiare un parametro erroneamente, anche senza magari accorgersene, e realmente si possono andare a creare danni all'interno dell'impianto. Un'altra cosa che mi stavo quasi dimenticando è sulla cisterna dell'acqua. È stato messo su un sensore, quindi sono state levate Ah, già, è vero. Le classiche sì, sonde. È stata tolta la sonda classica che leggeva sostanzialmente 0, 25, 50, 75, per mettere una sonda invece a lettura continua, in questo modo che si può interfacciare con l'impianto sempre della Victron, e in questo modo si ha una lettura al litro precisa di quanto il serbatoio dell'acqua contiene. Per farvi capire la capacità che ha Luca appunto sul gestire l'impianto, vi dico solo questo: che quando mi ha portato qua il camper per mettere dentro e fare il cambio della sonda, quindi mettergli dentro la sonda nuova, lui a casa aveva già tutto programmato, tutto pronto. Io ho tirato via la sonda in origine, ho inserito dentro quella nuova, quando era pronta per essere infilata e fissata ho chiamato lui al telefono, gli ho detto che okay, io sono pronto, abbiamo fatto la taratura da remoto, quindi io ero qui in officina da me, lui era a casa sua, anzi in officina da lui, e abbiamo fatto da remoto praticamente la taratura di tutta la sonda. Per farvi capire che non sono stato io alla fine a tarare il tutto, ma è stato già lui in origine a farmelo trovare tutto tarata, tutto a posto. Quindi le mani ce le sa mettere, sa quello che tocca e sa quello che sta facendo. Questo è veramente fondamentale. Se qualcuno di voi volesse fare degli impianti simili a questi, vi consiglio eventualmente, se non ha esperienza in questo campo, in questo settore, quindi non ha capacità a questo livello, di evitare magari di utilizzare determinati prodotti o evitare comunque di andare a fare determinate modifiche magari all'interno degli accessori che vengono smontati. Quindi lasciateli così come sono e non toccate niente. E altre modifiche penso? Boh, per il momento dovremmo essere abbastanza allineati, poi qualche pensata nuova c'è già, ma ci arriveremo con la stagione invernale, vediamo un po' come poter migliorare ancora. Io devo ringraziare Emiliano perché veramente ho trovato una persona disponibilissima, altamente competente, ed è una cosa rara, ve lo assicuro, che sa quello che fa, che sa dove mettere le mani, che sa consigliare i clienti su quella che è la soluzione ideale. Io devo dire, io ero partito con un progetto, avevo già un po' le idee chiare, ma con lui ci siamo confrontati e abbiamo sicuramente migliorato quello che è stata poi la realizzazione finale. Quindi contentissimo, infatti sono sempre qui. Sì, sempre qui non per problemi, ma per modifiche e aggiornamenti, per upgrade. E no, io devo dire che effettivamente trovare un cliente che arriva già qua con le idee chiare come le aveva lui, parlando, vedendo anche che sapeva quello che stava dicendo e quello che voleva fare, ovviamente diciamo che abbiamo collaborato veramente bene, perché comunque a livello tecnologico è molto elevato lui come conoscenza, quindi è arrivato già qui con un progetto ben determinato e abbiamo solo dovuto prendere gli accordi su come farlo e come gestirlo. Non è stato un progetto semplice, perché abbiamo tribulato per gli spazi, per come far passare le cose, e c'è stato parecchio lavoro. Emiliano ci ha dovuto dedicare tanto tempo,
che è anche il motivo per cui io ho cercato qualcuno a cui affidarmi, nel senso che se dal punto di vista tecnologico non ho problemi, dal punto di vista manuale andare a mettere, realizzare un impianto del genere e installarlo su un camper, non avrei saputo veramente da che parte cominciare e quindi in questo caso veramente la sua esperienza è stata fondamentale. E devo dire che il risultato alla fine è eccezionale. È un anno che uso il camper, non ho praticamente mai attaccato il camper alla corrente elettrica, utilizzo L'hai tante anche cose. fornita a un tuo amico? Sì, una volta mi è capitato anche di fornire corrente elettrica a un amico che ne aveva bisogno. Noi usiamo tanto perché forno microonde, piano induzione, macchina del caffè, cioè non veramente non ci facciamo mancare l'energia, computer sempre collegati a ricaricare così. E devo dire che il camper è messo esattamente per le esigenze che noi abbiamo. E anche dal punto di vista del riscaldamento, purtroppo non l'abbiamo ancora potuto testare perché Covid e altre cose ci hanno impedito. Speriamo che questo sia l'inverno buono per poterlo testare come vogliamo, ma sono convinto che anche lì la soluzione che abbiamo trovato è quella ideale per rispondere alle esigenze che noi abbiamo. Quindi da parte mia, massima felicità dell'impianto che abbiamo avuto e di come è stato realizzato. La cosa importante è la felicità della moglie. Anche e soprattutto. Che quella, quando la moglie è d'accordo, che dice sì, mi va bene così, me lo sto godendo di più, quello è quello che ripaga di più di Sì, le tutti. modifiche al mobilio, eccetera, è stata soprattutto lei che aveva esigenze di avere un po' lo spazio organizzato diverso rispetto a come era in origine, che effettivamente la dinette era molto infelice e molto piccola. Ma noi abbiamo scelto questo camper anche proprio valutando quello che potenzialmente ci si poteva fare. Quindi abbiamo scelto un camper fatto in un certo modo dentro perché avevamo già l'idea che sarebbe stato ideale per le modifiche che avevamo intenzione di fare. Quindi alla fine il risultato è stato Sì. buono. Sì, diciamo che magari non aveva proprio previsto tutti gli spazi che gli servivano, però alla fine va bene. Una soluzione si è trovata, siamo riusciti comunque a far star dentro veramente l'impossibile dentro in quei due piccoli vani e alla fine fortunatamente funziona tutto perfettamente alla grande, sta rendendo i sacrifici che sono stati fatti in origine. Penso di avervi fatto vedere le modifiche fondamentali che sono state fatte, che non sono poche quelle che sono state fatte. Per il camper, vabbè, internamente è un camper classico, come avete visto, hanno un bagno, una doccia, un letto nautico, i due sedili, la dinetta e la cucina. Però quello che veramente volevo farvi vedere era quello che si può arrivare ad ottenere con un veicolo seguendo delle esigenze proprie, quindi si può arrivare veramente a modificare tanto e a cucirsi addosso veramente un camper fatto e finito per le proprie esigenze. Spero che vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Se avete bisogno di informazioni, come al solito, scrivetelo nei commenti, cercherò di rispondere sempre a tutti. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Vi salutiamo io e Luca, adesso lo faccio riandare a casa perché è venuto qui una volata per una piccola modifica da fare su al volo, cambiare anche le bombole del gas, visto che deve ripartire per un'altra vacanzina. Ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora e al prossimo video. Ciao Ciao. e alla prossima. Ciao.